Della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, in questa parte della trasmissione riprenderemo il discorso sulla percezione. La percezione, cioè il nostro modo di percepire il mondo, perché il nostro modo di percepire il mondo è un modo assolutamente parziale, è un modo assolutamente soggettivo, è un modo che appartiene solo a noi. Abbiamo visto nella trasmissione precedente di Magia, Stregoneria e Paganesimo, che esiste un immenso percettibile all'interno del quale noi selezioniamo una parte della nostra capacità di percepire il mondo. Cioè, in pratica, dall'immenso percettibile noi diciamo io percepisco questo e tutto il resto lo cancello, tutto il resto non esiste. Bene, questo era il primo concetto che mi interessava far comprendere. E il discorso che questa parte io la cancello, questa parte immensa io per me non esiste, ma esiste solo quella parte di percezione che io voglio che ci sia, noi non la costruiamo semplicemente attraverso la ragione. Cioè, non è che nasce in noi l'idea, noi sappiamo di aver scelto una parte del mondo da percepire o come percepirlo, ma si costruisce dentro di noi un po' alla volta, si costruisce sedimentando, si costruisce selezionando i fenomeni che dal mondo ci arrivano, si costruisce con i nostri adattamenti soggettivi e si costruisce in un'epoca in cui la memoria non ci regge più. Si costruisce in quell'epoca in cui la memoria non ci regge più e poi noi la pensiamo naturale. Pensiamo che sia normale ciò che noi capiamo e ci stupiamo che gli altri non capiscono le stesse cose. E la diversità non è data perché le persone sono diverse, ma la diversità è data dalla relazione oggettività e soggettività, cioè come le persone soggettivamente hanno selezionato quelli che sono i loro fenomeni, quelle che sono le loro peculiarità di percepire il mondo. E lo hanno fatto in un tempo talmente lontano, ma talmente lontano che diventa nascendo naturale. Oggi lo considero naturale che io, Claudio Simeoni, riesca a percepire il mondo in questo modo. Ma se io mi giro all'indietro, vedo il Claudio Simeoni che ha praticato stregoneria, che ha sospeso il dialogo interno, che ha praticato il sognare, che ha tentato di chiamare le cose col loro vero nome, anche sfidando gli altri, che ha usato l'atteggiamento scettico davanti alle cose della vita, un Claudio che ha praticato meditazione, contemplazione, che ha ascoltato le correnti vegetative, che ha praticato l'intento, che ha praticato il giudizio di necessità, che ha praticato la follia controllata. Per cui c'è un Claudio che io ricordo che ha fatto degli sforzi immensi per modificare la propria capacità di percepire il mondo. Ma c'è un Claudio che io non mi ricordo e che stava nella pancia della madre, stava nel primo, secondo, terzo anno di vita. Cioè, c'è una fondazione di quella che è la capacità di percepire il mondo, che è fuori dai miei ricordi, è fuori dalle mie possibilità di ricordare quali sono gli sforzi, quali sono le situazioni che ho incontrato per modificare me stesso. Però ciò è avvenuto, e ciò è avvenuto non perché io ricordi che ciò è avvenuto, ma ciò è avvenuto perché la scienza, i medici, gli analisti possono vedere che ogni feto nella pancia della madre mette in atto delle strategie adattative e le strategie adattative del singolo feto non sono semplicemente delle azioni di riflesso, ma sono delle vere e proprie strategie di sopravvivenza, al punto tale che il feto può anche mangiarsi la madre, cioè nel senso può prosciugare di tutti gli alimenti possibili e immaginabili, se ne ha necessità, perché la forza della vita è la forza della crescita, è la forza di
dell'individuo che determina se stesso. Ebbene, allora, cosa mi interessa a me comunicare ai radioascoltatori? Mi interessa comunicare ai radioascoltatori che il feto, quando era nella pancia della madre, metteva in atto delle strategie di adattamento rispetto a quanto riceveva dalla madre e rispetto a quanto la madre gli comunicava attraverso i suoi adattamenti nei confronti delle sollecitazioni del mondo esterno, sicché il feto, crescendo, già sistemava le proprie funzioni, il proprio modo di essere rispetto alle pulsioni, rispetto ai segnali che gli arrivavano dal mondo. Cosa ci permette di sapere, cioè di fare questo sapere? Ci permette, primo, di, sapendo che il feto mette in atto degli adattamenti rispetto a delle sollecitazioni esterne, preparare delle sollecitazioni esterne affinché consentire al feto di avere i migliori adattamenti rispetto al suo mondo. Ci interessa sapere quali sono le azioni che può fare il mondo esterno rispetto alla madre, sicché la madre, rispondendo alle azioni del mondo esterno, può trasmettere al feto le migliori condizioni affinché egli si adatti e possa crescere meglio. Mi interessa ulteriormente sapere che il feto ha selezionato una parte dei fenomeni rispetto alle sollecitazioni che ha avuto dal mondo, per cui una volta che il feto nasce, muore il feto e nasce il bambino, quali sono le strategie che devo presentare al feto? Faccio un esempio che non apparterà a questo, ma apparterà a una leggendaria ottava parte della percezione che devo ancora impostare, che però la notizia ho già tirata fuori. Per esempio, quelle che sono le tendenze sessuali, e per tendenze sessuali non intendo essere gay o le cose profonde dell'individuo, ma la capacità dell'individuo di veicolare a livello di fantasia, a livello di predilezioni, a livello di comportamenti erotici del proprio sesso in età adulta, viene imprimata nel bambino, viene impressa nel bambino nel primo anno di vita, attraverso i comportamenti dei genitori e del mondo che gli sta attorno. In pratica, nel primo anno di vita, il bambino subisce l'imprinting di come lui veicolerà le proprie tendenze sessuali. E questo avviene quando il bambino non parla, quando il bambino non comunica, quando il bambino si limita a fagocitare i problemi che arrivano dal mondo. Torno a ripetere, fa parte di una leggendaria ottava parte che devo ancora impostare completamente. Però questo per capire quanto le azioni che facciamo vanno a incidere sui processi di adattamento e sulla capacità di selezione del soggetto, della percezione in relazione ai fenomeni che giungono dal mondo. E quando il soggetto, quando l'individuo seleziona quella quantità e solo quella quantità di fenomeni che percepisce dal mondo, ho poco io, Claudio Simeoni, a dire che Gesù di Nazareth è un lurdo, pazzo, assassino, un criminale. Quando le persone si sono adattate al punto tale di considerare un Gesù buono, che se gli tocchi il Gesù buono uccidi praticamente una parte di se stesse, cioè un loro divenuto. Chiaramente le mie parole in loro susciteranno soltanto una reazione, perché loro nel corso della loro vita, nel corso della selezione della loro percezione, hanno scelto quell'aspetto, cioè di percepire il mondo entro quella banda e non fuori da quella banda. Bene. L'argomento di questa sera è la madre come mondo, la fondazione della percezione nell'età fetale. E la prima cosa che dobbiamo considerare, che è una cosa che può che ci permette di osservare la fondazione della percezione, è il dolore come stimolo. Attenzione, quando parliamo di dolore come stimolo, noi siamo abituati a pensare al dolore come esseri umani. Non è così. Cioè, il dolore come esseri umani adulti è una specificità del dolore, ma il feto o anche gran parte degli animali percepiscono il dolore in maniera diversa da come lo percepiamo noi. Ciò non significa che il dolore non faccia male. Il dolore
è sempre una contrazione o un impedimento allo sviluppo dell'individuo, del soggetto. Questo provoca dolore. Quando tu bastoni una persona, blocchi la sua capacità di sviluppo, la sua capacità di movimento, la sua capacità di espressione di se stessa nel mondo. Ma lo stesso è quando impedisci la maturazione di un feto, oppure quando non arrivano sostanze sufficienti nel liquido amniotico, quando le cose non sono a posto, sempre limiti le capacità di sviluppo dell'essere feto. E anche se l'essere feto percepisce il dolore come noi lo consideriamo, dopo un certo numero di settimane, perché dopo quel numero di settimane ha sviluppato le cellule, che noi sappiamo che quelle cellule neuronali, la loro attivazione trasmettono poi al corpo il dolore come noi lo consideriamo, anche prima di allora il feto sente il dolore, cioè sente la restrizione di quelle che sono le sue possibilità di sviluppo. E questo ricordiamocelo sempre, perché altrimenti non riusciamo a capire cosa intendiamo per dolore. Il dolore come stimolo. La psicologia definisce il dolore come sensazione di sofferenza che si presenta come risposta soggettiva ad uno stimolo avvertito dall'organismo come nocivo o comunque riduttivo del suo benessere. Dal punto di vista psicologico, il dolore è una delle tante tonalità emotive fondamentali che accompagnano l'esistenza. Dal dizionario di psicologia di Umberto Galimberti. La risposta di un organismo al dolore è la dimostrazione della sua capacità di percepire il mondo e di manifestare una tensione adattativa come risposta a tale percezione. L'osservatore esterno, anche se è separato da un organismo elementare, è in grado di osservare sia il fenomeno doloroso, sia le azioni che, come risposta, un organismo mette in atto. Un neurologo, un psicanalista sono in grado di osservare le strategie di adattamento soggettivo all'intervento dello stimolo di un organismo. Quando si affronta lo studio della formazione della capacità di percepire di un soggetto, è necessario ricordare che mentre lo studioso parte da una capacità di percezione formata e fissata nel tempo, dalle trasformazioni e dalle scelte, il soggetto studiato, nel nostro caso il feto, costruisce la sua percezione del mondo nel momento in cui lo spermatozoo entra nell'ovulo e il soggetto inizia a separare se stesso dal mondo. L'osservatore ha costruito la propria capacità di percezione selezionandone le possibilità nel corso della sua esistenza. Il feto la sta costruendo in quel momento e non è detto che la stia costruendo come l'osservatore ritiene che questa debba essere, partendo dalla sua esperienza. Pertanto, abbiamo due movimenti diversi. Lo studioso inizia a considerare se stesso, il finito, e scompone la propria percezione. Il feto sedimenta la propria conoscenza affrontando il mondo. Si deve dimostrare che, partendo dalla percezione finita dell'individuo adulto e dai recenti studi, esista un movimento di formazione della percezione che obbedisce a stimoli e risposte che sono consapevoli in ogni stadio della costruzione dell'individuo. Quando si parla di un feto di pochissime settimane di vita, parliamo di una separazione quasi totale fra il feto e l'osservatore. Per l'osservatore, il feto è muto, non ha i suoi stessi pensieri, le sue stesse modalità di comunicazione. Ma se l'osservatore è abbastanza vivo, può fare un'operazione empatica, soggettivare la stessa sensazione che sta subendo il feto e leggere per analogia le sue stesse sensazioni trasferendole al feto. Questa capacità è sempre stata enunciata dagli stregoni, ma la scienza razionalista e positivista non l'ha mai presa in considerazione nella formazione della conoscenza. Elaborazione cerebrale, empatia, giornale La Repubblica, Roma,
Secondo uno studio italiano pubblicato su Nature Neuroscienze, la prestigiosa rivista inglese, la risposta empatica al dolore degli altri, oltre ad essere dettata dall'emotività, risponde anche all'attivazione di una precisa zona del cervello. La ricerca è stata condotta da Salvatore Agliotti, del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Roma La Sapienza, e dalla Fondazione Santa Lucia di Roma, con Alessio Avenanti. I due ricercatori, utilizzando la tecnica della stimolazione magnetica transcranica, hanno osservato un contagio somatomotorio che scatta alla vista del dolore altrui. Che cos'è questa capacità empatica? È la capacità che, messa in moto dall'osservatore, gli permette di interpretare le sensazioni emotive che ha un soggetto mentre subisce uno stimolo. Apparentemente sembra un modo di procedere non scientifico, ma vi sembra un modo di procedere scientifico privare i viventi della loro intelligenza per affermare che le loro risposte agli stimoli sono solo dei riflessi? È solo perché la percezione del fenomeno e le strategie di risposta sono diversi, per tempi e per modi, da quelle umane. Poi si scopre che il virus dell'AIDS strappa un pezzo di DNA dell'individuo per mascherarsi e poter penetrare nella cellula che vuole infettare. La capacità empatica è molto evidente nei bambini appena nati. Si sviluppa prepotentemente nell'età fetale ed è la più grande fonte di conoscenza che ha un bambino appena nato. Giornale di Donna della Repubblica. Ma che cosa gli passa per la mente? La scienza, fino a pochi anni fa, i ricercatori consideravano il cervello di un neonato una tabula rasa, poi plasmata dall'esperienza. Le ultime scoperte di genetica e neuroscienza ribaltano la teoria. Si viene alla luce con molte capacità programmate e tra le più importanti c'è quella di sognare. A 9 mesi un bebè è in grado di riconoscere espressioni facciali o verbali di felicità, tristezza o rabbia e di riprodurle, facendole proprie. Sa modellare le emozioni su quelle altrui e reagire ai segni di rimprovero o approvazione. A 1 anno guarda l'oggetto indicato da un dito e non il dito. Oggi sappiamo che i bambini sanno più di quanto pensavamo fosse possibile. Hanno idee sugli altri esseri umani, sugli oggetti e sul mondo, nel momento stesso in cui nascono. Sono idee piuttosto complesse, non soltanto riflessi o reazioni a determinate sensazioni. I bambini sono come piccoli scienziati, acquisiscono nuovi dati in continuazione e scartano le teorie che non combaciano con essi. Cambia la loro comprensione sulle cause di certi fenomeni, il che porta a domande difficili. Come viene rappresentata questa comprensione nella struttura causale del mondo? E attraverso quali meccanismi di apprendimento nasce la rappresentazione? A mano che diventiamo adulti, la capacità empatica attraverso la quale conosciamo il mondo tende a scomparire e noi ci separiamo sempre di più dal mondo assumendo forme di comunicazioni superiori, fra virgolette, e diverse. In alcuni adulti la capacità empatica, o per allenamento, o per disposizione naturale, o per scelte soggettive che si sono dimenticate, rimane più viva. Normalmente si dice che queste persone sono molto sensibili. Inoltre, la capacità di percezione attraverso l'empatia non è una capacità semplificabile, come Aristotele ha fatto con i 5 sensi. La capacità di percezione empatica di un soggetto coinvolge tutto se stesso, mentre è nella pancia della madre. L'empatia produce una conoscenza totale mentre si è nella pancia della madre. E anche quando l'individuo sostituisce quella conoscenza empatica, la conoscenza razionale, la ragione, la conoscenza empatica, si presenta l'empatia produce una conoscenza totale mentre si è nella pancia della madre, e anche quando l'individuo sostituisce la conoscenza empatica, la conoscenza razionale, la ragione, la conoscenza empatica si presenta alla ragione mediante tutta una serie di fenomeni che vengono comunemente descritti come fenomeni extrasensoriali. Questo sarà oggetto di un capitolo a parte sulla percezione. L'essere umano adulto percepisce il dolore in un modo che possiamo descrivere, sia pur approssimativamente, e trasmettere ad altre persone.
Se una persona ha una mano schiacciata, chiunque la guarda intuisce immediatamente quanto dolore sta provando. La ricerca neurologica ha stabilito che nella percezione del dolore, come gli esseri umani lo intendono, si attivano delle aree cerebrali e si accendono delle connessioni neuronali. Se quelle aree cerebrali non esistono e non si accendono, quelle connessioni neuronali, la scienza ci dice che il soggetto non prova dolore. Solo che il concetto di dolore, nel nostro caso, non si deve riferire alla percezione dell'essere umano, ma alla percezione che ne ha la vita, sia che il soggetto a cui ci riferiamo abbia o non abbia delle connessioni e delle aree cerebrali. Schiacciare un piede ad un essere lucertola gli si procura molto dolore, esattamente come ad un essere umano. Ciò che le neuroscienze ci possono dire è che la percezione soggettiva del dolore è diversa fra l'essere lucertola e l'essere umano per la diversità di organizzazione cerebrale, ma il dolore è lo stesso. La ricerca sul dolore provato dal feto viene inserita nella polemica fra abortisti e antiabortisti. Si tratta di una polemica sterile che vuole incidere sulle decisioni politiche della società civile attraverso un coinvolgimento emotivo delle persone. In pratica, se si stabilisce che il feto prova dolore al momento di essere abortito, si susciteranno delle emozioni di riprovazione nei confronti dell'aborto. Se si dimostra che il feto non prova dolore al momento di essere abortito, si sollecita maggiormente la libertà di aborto. E ognuno tenta di portare acqua al proprio mulino. È una polemica nella quale vengono coinvolti e messi in discussione i diritti civili e l'autodeterminazione delle persone. Viene messo in discussione il diritto delle persone di disporre del proprio corpo. Il dibattito sociale deve essere circoscritto all'ambito sociale. Nessuno ha il diritto di dire alla donna come deve o non deve comportarsi. Lei ha il diritto di gestire il proprio corpo e ogni azione fatta contro quel diritto è un atto di eversione dell'ordine democratico, un atto del peggiore schiavismo e come tale deve essere censurato. La vita, qualunque vita, tende sempre all'espansione e considera dolore tutto ciò che limita o impedisce quell'espansione. Giornale Il Gazzettino. I feti umani sentono il dolore soltanto dopo la 26esima settimana di gestazione. Londra. Un feto umano non sente dolore fino alla 26esima settimana di gestazione. Lo afferma su un articolo dell'autorevole British Medical Journal Stuart Derbyshire, Stuart Derbyshire, psicologo dell'Università di Birmingham, sottolineando che anche se i feti sono capaci di reazioni a uno stimolo doloroso, questo non vuol dire che sentano dolore. Per il ricercatore, solo alla 26esima settimana si sviluppano i meccanismi nervosi che consentono di avvertire il dolore. Il ricercatore ci dice che il feto sente il dolore, come noi lo consideriamo dolore o similmente a noi, solo dalla 26esima settimana di gestazione. Perché dalla 26esima settimana di gestazione si sviluppano i meccanismi nervosi che consentono di avvertire il dolore come noi lo consideriamo e lo sentiamo. Quei meccanismi nervosi che noi troviamo anche dentro all'uomo adulto e pertanto quando si formano nel feto come persone adulte noi come osservatori diciamo che da quel momento anche il feto sente il dolore. Giornale La Repubblica. Lo studio. I neonati prematuri sentono il dolore come gli altri. Londra. I neonati prematuri sentono dolore. Uno studio ha infatti dimostrato che purtroppo non sono affatto al riparo da sofferenze come si credeva quando sottoposti alle tante pratiche mediche necessarie nelle terapie intensive neonatali per aiutarli a crescere. Lo hanno verificato per la prima volta i ricercatori della University College di Londra, che hanno misurato risposte di dolore nel cervello di questi neonati e non, come si pensava, semplici reazioni riflesse. Lo studio è riportato su The Journal of Neuroscience. Giornale Il Gazzettino. A 22 settimane il feto decide movimenti autonomi.
I ricercatori differenziano le modalità gestuali delle mani rispetto ai bersagli da raggiungere, in generale occhi e bocca. Trieste, una scoperta che cambia il panorama e le prospettive della medicina prenatale. Il feto umano è in grado di fare movimenti finalizzati, ovvero non stimolati da semplici riflessi, all'interno dell'utero materno, già a partire dalla 22esima settimana di gravidanza, differenziando le modalità di movimento delle mani rispetto al bersaglio da raggiungere, principalmente bocca ed occhi. È una scoperta fatta da un'equipe di medici, psicologi e neuropsichiatri dell'Università Infantile IRCCS Burlo Garofano di Trieste, sulla base di una ricerca guidata da una ricerca guidata dalla dottoressa Giuseppina D'Ottavio, dirigente dell'unità diagnostica prenatale di Burlo, in collaborazione con la psicologa Stefania Zoia, dirigente del laboratorio di cinematica dell'ospedale infantile Giuliano, e presentata ieri all'Istituto di Trieste. Lo stesso ricercatore afferma che prima che si formino i meccanismi nervosi, alla 26esima settimana il feto reagisce a uno stimolo doloroso. Dunque, esiste la consapevolezza del feto che quello è dolore, pur senza percepire quel dolore come lo percepisce un individuo adulto in quanto manca delle connessioni neuronali relative. Il dolore è sempre percepito come sofferenza, una sofferenza alla quale il soggetto pone rimedio attraverso i suoi adattamenti. La sofferenza si esprime sul soggetto come una costante, in quanto costante è la ricerca del benessere del soggetto che non può permanere nel suo stato, in quanto solo la permanenza nel suo stato gli comporta una sofferenza. La necessità di crescere è una continua ricerca di piacere del soggetto. Proprio perché il soggetto cresce ha il concetto di piacere, un piacere che ricerca continuamente sia migliorando il proprio stato, sia ovviando alla sofferenza che gli impedimenti alla crescita gli procurano. Il concetto di dolore va molto ampliato, uscendo da quella che è la sfera della percezione umana dell'adulto, per assumere come guida nella formazione del concetto il concetto di dolore della vita, che dovrebbe essere inteso come percezione del soggetto all'impedimento della propria espansione. La spinta espansiva in ogni soggetto biologico è sempre all'interno del proprio divenuto come specie, è sempre all'interno del proprio divenuto culturale. Ha come scopo spingere all'espansione, spingere verso il piacere, sollecitare i migliori adattamenti, la propria specie e la situazione culturale in cui il soggetto è divenuto. Questo modo di operare è un modo di tutte le specie della natura. Il concetto di consapevolezza che viene normalmente attribuito all'essere umano adulto è uno specifico stato psichico, che pur comportando il riconoscimento di se stesso lo separa dal mondo in cui vive, costringendo l'individuo troppo spesso ad essere sordo anche ai segnali che da dentro di lui si manifestano alla sua coscienza. Per riuscire a comprendere il processo di formazione della percezione è necessario superare il concetto di coscienza riferito all'individuo umano adulto. Questo superamento è quello che ci permette di riconoscere la coscienza e la consapevolezza soggettiva in tutti i movimenti, in tutti i processi adattativi che avvengono da parte di tutti gli oggetti del mondo. Solo in quest'ottica si può riuscire a comprendere come ogni adattamento del feto nella pancia della madre sia il risultato di consapevolezza psicofisica in risposta a sollecitazioni esterne in relazione alle tensioni interne del feto, quali espressioni della specie cui appartiene. Le idee sulla consapevolezza soggettiva del feto e sulle sue trasformazioni si stanno affacciando fra i ricercatori. Qualche ricercatore ha iniziato ad ipotizzare. Giornale Il Gazzettino. La memoria del feto influisce sulla vita postnatale. Uno studio permetterà di scoprire il riflesso della vita del feto su alcune caratteristiche della vita postnatale. Lo ha messo a punto per la prima volta in Italia il dottor Carlo Bellieni, del U.O. di terapia intensiva neonatale del Policlinico Le Scotte, diretta dal professor Franco Bagnoli,
Siamo partiti, ha detto in una nota il professor Bellieni, dallo studio della situazione prenatale e abbiamo scoperto che l'equilibrio del bambino e la sua ricerca di stimoli motori siano legati alle condizioni di vita della madre durante il periodo di gravidanza. Anche se tale ipotesi è formulata rispetto a modelli di vita standard, si tratta di una grande rivelazione nella scienza medica scoprire che la vita neonatale è la continuazione della vita prenatale. È un po' come scoprire che gli esseri animali sono delle forme di vita complesse, piene di emozioni, tensioni, desideri e passioni per la vita, anziché considerarli come macchine prive di progetti interni. Riuscire a comprendere come l'equilibrio del bambino e la sua ricerca di stimoli sia legata alla propria vita prenatale e alle condizioni della vita della madre nel periodo di gravidanza equivale a guardare al feto come ad un soggetto che cresce per fondare la futura vita fisica adulta. Se il feto perde una gamba, l'individuo adulto avrebbe una gamba? E allora perché pensare che se le tensioni psichiche indotte dalla madre sono portatrici di paura, una volta nato il bambino possa essere coraggioso? Giornale La Repubblica. Se la mamma è stressata, l'ansia passa al nascituro. Milano. Neonati a rischio stress, le tensioni psicologiche, l'ansia per la perdita del posto di lavoro e le preoccupazioni psicologiche che colpiscono le madri incinte si ripercuotono anche sul nascituro. L'allarme arriva da recenti studi medici e sociali sul periodo perinatale, presentati ieri in un incontro sul tema mobbing perinatale all'ospedale Macedonio Melloni di Milano. A mamma stressata corrisponde bambino stressato, in stato d'ansia, irritabile e nervoso. Sin dai primi giorni di vita, ad esempio, il bambino fa fatica ad attaccarsi al seno e dorme poco di notte. Sulla lunga distanza poi sorgono anche difficoltà di instaurare rapporti più profondi. Ci sono due movimenti che vengono messi in atto dal feto nell'utero materno. Partendo dalla considerazione che l'utero non sia portatore di tensioni nei confronti del feto, questi si svilupperà agendo nell'utero per manifestare le proprie tensioni di crescita. Si svilupperà un tipo di dolore che sarà legato alla crescita. Ma il feto sviluppa anche un'altra cosa, l'attenzione nei confronti del mondo in cui agisce. Un mondo, l'utero materno, che è portatore di un'oggettività psicofisica, tensioni che la madre trasmette al feto affrontando il proprio mondo quotidiano, alle cui sollecitazioni il feto risponde. Pertanto il feto non risponderà soltanto al dolore della propria necessità di crescita, ma la sua necessità di crescita sarà condizionata dalle condizioni comunque dolorose che al feto giungono dalla madre. Ed è proprio partendo dall'impedimento, dal dolore, alle possibilità di crescita dell'individuo che l'analista può leggere gli sforzi del feto. Sforzi intelligenti, finalizzati ad adattarsi alle condizioni che incontra, al fine di continuare il suo processo di sviluppo. Dice un ricercatore: a mamma stressata corrisponde il bambino stressato, in stato d'ansia, irritabile e nervoso. Sin dai primi giorni di vita, ad esempio, il bambino fa fatica ad attaccarsi al seno e dorme poco di notte. Sulla lunga distanza poi sorgono anche difficoltà ad instaurare rapporti più profondi. Ad una madre accanita lettrice, una madre che vive la sua vita con passione, con tensione, dalle emozioni esplosive, coinvolte, ad una madre appassionata, che cosa corrisponde? Non sto parlando di una madre calma e tranquilla, ma sto parlando di un vulcano femminile rivolto all'espansione della vita. Quando il feto percepisce questo, come risponde ai suoi adattamenti? Una volta che il bambino nasce, con che occhi guarda il mondo? E come agirà la sua capacità empatica? E soprattutto, che necessità ha il feto nella pancia della madre? E questo, naturalmente, lo lascio a voi. L'importante è che con questa lezione noi mettiamo a punto un concetto, cioè la pancia della madre è un mondo in cui il feto fa i suoi adattamenti, seleziona la sua percezione e la sua idea che ha del mondo, cioè pone dei fondamenti alla base del suo modo di vedere il mondo. E quando il bambino nasce, nel momento stesso in cui esce dalla vagina della madre,
ha già formato tutti quei meccanismi che andranno ad analizzare e verificare il mondo. E quei meccanismi avranno una capacità di selezionare i fenomeni che incontrerà il bambino, perché già si sono selezionati nella pancia della madre come capacità di selezionare i fenomeni che arrivavano dalla madre e di rispondere a quei fenomeni stessi. Ecco che noi, davanti a un organismo unico, qual è una catena del DNA semplice che si trasforma in bambino, fin dal primissimo momento della sua esistenza cominciano tutti quei processi di adattamento rispetto al mondo in cui vive. Ma attenzione, noi non abbiamo la conoscenza del mondo in cui vive il bambino, cioè noi non abbiamo la conoscenza profonda del mondo che siamo noi stessi. Scusate un attimo. Noi praticamente non sappiamo nulla di noi stessi, perché noi siamo legati soltanto alla ragione. Non siamo abituati a mettere le nostre emozioni nelle nostre parole. Veniamo educati a usare le parole in maniera asettica, di non dare peso emotivo, di non mettere passione nelle parole. E spesso quando qualcuno mette delle passioni nelle parole è perché troppo spesso non ha argomenti, cioè non riesce a riempire la passione che mette nelle parole con pregnanza, cioè con elementi solidi con cui riempirle. Spesso le persone che pregnano le proprie parole di emotività sono vuote di contenuti da trasmettere attraverso la ragione. Per cui esiste una conflittualità che noi viviamo nel mondo, dove le parole pregnanti, le parole piene di emozioni, sono in realtà vuote di ragione e viceversa. Pertanto noi non conosciamo nemmeno noi stessi, cioè non conosciamo nemmeno che cosa effettivamente trasmettiamo al bambino. E questo vale anche specialmente appena l'individuo nasce, perché nel momento stesso in cui l'individuo nasce possiamo vedere i fenomeni che giungono al bambino in maniera diversa. Cioè mentre il bambino, quando è in pancia della madre, tutti i fenomeni che giungono al bambino passano attraverso la madre, passano attraverso il filtro della madre. Cioè se qualcuno fa uno scherzo alla madre, gli fa buah alle spalle, la madre reagisce come se avesse un colpo, quella emozione che la madre subisce la trasmette al bambino, ma noi non conosciamo qual è l'impatto emotivo, qual è il carico emotivo che dalla madre viene trasmesso al bambino quando la madre ha un sussulto. Pertanto non riusciamo a vedere questa reazione. Noi possiamo soltanto sapere che una madre molto ricca, molto appassionata, rende il bambino ricco ed appassionato. Questo lo possiamo. Una madre povera, una madre che si mette in ginocchio, tenderà a costruire il bambino in ginocchio. Ma il problema che sorge non è tanto quando il bambino è in pancia, dove possiamo soltanto vedere le cose attraverso la magia e interpretarle attraverso essa, ma quando il bambino nasce invece abbiamo un'altra possibilità. Abbiamo la possibilità di analizzare i fenomeni che dal mondo arrivano al bambino, o almeno una parte di quei fenomeni, e vedere che impatto hanno su di noi. Ora, quando una persona parla al bambino trasmette delle parole, ma quelle parole che arrivano al bambino come un suono articolato, sono anche portatori di messaggi corporei, sono portatori di messaggi emotivi, sono portatori di intenzioni, sono portatori di attenzioni nei confronti del bambino, cioè sono portatori di tutta una serie di elementi che, anche se l'osservatore esterno non è in grado di afferrarli tutti, con l'ottica che ha il bambino e con l'ottica che il bambino ha selezionato nella pancia della madre, possiamo comunque cogliere, o almeno io sono in grado di cogliere, tutta una banda di fenomeni che vengono trasmessi al bambino sia attraverso l'uso delle parole, ma che non hanno uso delle parole, cioè movimenti facciali, movimenti corporei, intenzioni, sottintesi, cose sottaciute, elementi emotivi, che sono quelli che in realtà, cioè questi elementi che supportano quella che è la trasmissione del fenomeno, sono quegli elementi che effettivamente il bambino acquisisce. Il bambino appena nato delle parole vostre non gliene frega niente, ma della tonalità di voce gli frega molto di più,
di cosa voi gli trasmettete mediante le passioni gli frega molto di più. E questa cosa della tonalità di voce, per esempio, è stata analizzata in alcuni studi durante l'innamoramento. Cioè, praticamente si è visto che ciò che fa innamorare una persona non sono le cose che si dicono, ma come le si dice, cioè il tono, cosa si trasmette. In realtà questa percezione di un messaggio, chiamiamolo subliminale, ma non è esattamente così, che viene trasmesso mediante le parole, sarebbe linguaggio non verbale in pratica, che viene trasmesso mediante le parole, sono la quantità di informazioni che il bambino prende e con cui il bambino costruisce la sua analisi del mondo. Ma questo però sarà oggetto delle prossime trasmissioni. Questa trasmissione ci interessa sapere che una serie di cose che succedono alla madre mentre il bambino è in gravidanza, il bambino mette in atto le sue strategie adattative. Queste strategie adattative che il bambino mette in atto nella pancia della madre selezionano la sua capacità di percepire i fenomeni del mondo, come nasce. Per cui come il bambino nasce, in realtà ha già tutta una serie di strumenti che sono già in atto. E sono già in atto e sono già imprintati da quello che sono i fenomeni che la madre gli ha trasmesso e le costrizioni che il bambino nella pancia della madre ha subito per adattarsi a quei fenomeni. Questo è importantissimo, che noi riusciamo a capire questo, perché se riusciamo a capire questo, riusciamo anche a vedere l'immenso della natura che ci sta attorno e che, dal quale faticosamente noi ritagliamo il nostro spazio. E riusciamo a capire anche l'immensa sfida che ha fatto Zeus coi titani, quella volta che ha dovuto costruire la ragione, che ha combattuto la titanomachia per permettere ai figli di Era, alla natura, di cominciare a crescere tenendo i titani al proprio servizio, tenendoli nel tartaro, tenendoli buoni affinché non esplodessero nelle loro mille forme. E allora riusciamo a capire i processi di trasformazione della vita e che cos'è il paganesimo e quale immensa battaglia un singolo individuo, un singolo soggetto, un singolo essere della natura porta avanti per costruire la vita. Solo in questo modo noi lo possiamo vedere. E naturalmente possiamo anche capire la magia e la stregoneria all'interno di tutto questo. Fuori non c'è nient'altro. Bene, allora, io intanto vi ho detto ciò che mi interessava dirvi. Questa è la trasmissione del feto. La prossima trasmissione parleremo della percezione, selezione soggettiva della percezione, cioè la relazione del soggetto mentre seleziona la percezione. E qui ci metteremo, il pezzo è anche abbastanza breve, per cui vi porterò anche degli articoli per integrarlo. E comunque vi ricordo che il pezzo che vi ho letto questa sera, che se non mi sbaglio si chiama in internet percezione 003, HTML, cioè http://www.federazionepagana.it/percezione003, mi sembra che sia quello di stasera, o percezione 003.html, lo trovate in internet, lo trovate dentro. Comunque basta che voi cerchiate l'indice in crogiolo .html oppure Crogiolo Stregone all'interno di Federazione Pagana, e poi c'è il primo, c'è questo indice nuovo che ho fatto relativo alla percezione, perché finora sono stati scritti 5 pezzi relativi alla percezione, e il sesto pezzo, percezioni extrasensoriali, è in lavorazione, penso di finirlo entro qualche giorno. E dopodiché darò avanti la percezione, parlerò dell'omosessualità, elementi di omosessualità, proprio all'interno della percezione, all'interno del modo degli uomini di percepire il mondo, uomini e donne. E l'ottava parte, che per il momento è solo abbozzata, per cui diciamo che su così è leggendaria, dovrebbe trattare dell'imprinting umano. Però per il momento sì, ci sono alcuni articoli che ho tirato fuori. Ci vorrà un po' di tempo, insomma, anche per essere fatta questa. Comunque, questa era la seconda parte. Bene, vi do il numero di telefono. Allora, intanto
tanto che selezionerò qualche articolo, 049 700 700 e 049 700 838. Ricordatevi che per riuscire a capire che cos'è la stregoneria si deve partire da questo, perché altrimenti non riuscirete mai a capire cosa intendo per stregoneria e cosa è stata nel corso della storia la stregoneria. Perché troppo spesso la gente ha trasformato la stregoneria come una sciocchezza, cioè un gioco da salotto o roba del genere. Mentre invece la stregoneria era la vita, il modo con cui affrontare la vita. Pronto? Intervento molto intelligente, questo della vita ha capito tutto, ma credo che sia anche abbastanza normale, no? Non credo che... Pronto? Ciao Ivano! Sì! Ho dato un saluto, come sempre, vabbè. Ottimo stasera. Sì, beh, ho avuto un commento molto positivo. Sì, come è bello sentito, sì, beh, se è il meglio che ha da dare, che sono a posto. Sì. Comunque, bellissima come al solito, che sei molto psicanalisi, che sei molto intuito e anche istinto, no? Perché messo insieme, diciamo, nella completezza, nel completare la lezione, insomma, mica diciamo lezione che ti fai, insomma. Sì. Perché non ho altre definizioni, insomma, beh, interessante. Penso che non si possa dire altro, insomma, almeno io non ho altro da dire nel merito, ma penso che anche se la scienza troverà qualcos'altro, penso che confermerà questo, insomma, nel più o meno. Devo avere un testo su, appunto, sull'infanzia, sulle nuove percezioni della Bollati, mi sembra, sempre sul bambino. C'è un libro abbastanza importante da Bollati e Boringhieri. Purtroppo quel tipo di libri spariscono presto perché vengono superati dalle nuove scoperte. Cioè è una roba impressionante. Negli ultimi 10 anni è una cosa incredibile. Certo. Potete tratti il prossimo cosa dell'omosessualità? No, il prossimo testo è la selezione della percezione. Comunque Kraft Ebing è un buon, secondo me, psicanalista nel campo dell'omosessualità. Sì, ma il mio problema è che io non voglio ricalcare la psicanalisi, cioè io voglio riuscire a spiegare la stregoneria partendo dalle osservazioni scientifiche, capisci? Cioè questo era lo sforzo che stavo facendo adesso, perché le cose che sto dicendo in realtà le dico da 10 anni, cioè non è che sia cambiato niente, capisci? Sì, è come clonare, altri interpreti. Sì, cioè, è una cosa inutile anche. Praticamente sto usando strumentalmente la scienza per dimostrare il crogiolo dello stregone, capito? Mezzo, esatto. Cioè, anche perché uso la stampa quotidiana, no? Sì, cioè sì. Dal punto di vista scientifico non vale niente, però dal punto di vista del discorsivo mi dà modo di puntualizzare tutta una serie di elementi che appartengono al crogiolo dello stregone. Perché quello che a me mi interessa cos'è in fondo? È capire cosa io devo fare per sviluppare la mia percezione. Esatto. Questo mi interessa, capisci? E questo la psicologia non me lo dà. Certo. Sì, perché è molto, insomma, è molto tematici e molto tecnici, sì. Sulla sua, diciamo, no. Sì, fanno il suo lavoro da psicanalista, sì. Fanno il lavoro da psicanalista. Comunque, ottima interpretazione. Ok. Grazie Ivano. Ciao, grazie. Ciao. Abbiamo anche un articolo che è uscito ad opera di Galimberti il 9 dicembre 2006 sulla Repubblica, è dalla parte delle madri. In realtà questo saggio è uno saggio di Sophie Marinopoulos che voglio comprarmi e lo avrò anche entro un mese. E praticamente cosa succede? Succede che tutto quello che è la retorica dei buoni sentimenti in realtà è una grandissima cazzata, cioè la madre quando in pancia al bambino sta vivendo una conflittualità psichica che è spaventosa, perché il bambino non è che si limita semplicemente a mandare input alla madre o riceve dalla madre gli input, il bambino manipola letteralmente la struttura psichica della madre e la madre se non è adeguata, se non è attrezzata rischia di andare fuori di testa. Cioè quelle che sono le depressioni che subiscono le donne
le donne in età appena che il bambino è nato, insomma, cioè appena hanno partorito, sono dei veri e propri sconvolgimenti psicoemotivi spaventosi. Dopo noi scopriamo che strozza il bambino, che butta il bambino dalla finestra, o veniamo a conoscere questi fatti di cronaca, no? Però al di là di come si vuole giudicare questi fatti di cronaca, questi sono subiti da condizioni psichiche che vivono le madri e spesso sono spaventose proprio della struttura educazionale, cioè l'educazione che hanno ricevuto le madri non sono in grado di attrezzarsi a sufficienza per far fronte sia a mantenere il feto dentro di sé, sia a superare la fase dopo che hanno partorito, perché dopo che hanno partorito c'è il distacco e c'è una forma di vuoto a livello psichico emotivo che è spaventosa, e nessuno se ne è mai sbattuto le palle di questo, cioè non ne è mai fregato nessuno, cioè della guerra che hanno fatto le donne per riuscire a mantenere la vita, per riuscire a mantenere la vita oltre il parto e dopo, non gliene è mai fottuto niente a nessuno, e si sono trovate in condizioni veramente spaventose ad aver partorito dei bambini ed essere praticamente lasciate sole con delle angosce profondissime a dover affrontare la vita, a dover affrontare il futuro, e di tutto questo non gliene è mai fregato a nessuno, e in effetti questo è dovuto al fatto che nessuno ha mai considerato che il feto nella pancia della madre avesse una vita psichica fortissima, spaventosa, che interagisse con la vita psichica emotiva della madre. Quello che è il concetto di empatia che io vi ho accennato, è un concetto di interazione totale del feto con la madre, e se noi oggi, come oggi, possiamo parlare di capacità extrasensoriali, è perché quella forma empatica di percezione della madre che avevamo nell'età fetale sta ancora agendo dentro di noi, e nessuno spiega alle persone come fare per mettere questa forza empatica al nostro servizio, anzi dicono che chi lo ha è matto, perché gli succedono cose strane, strambe, ma nessuno ha mai pensato di mettere questa forza, l'empatia, cioè la capacità di soggettivare il mondo in cui viviamo, una cosa che il feto fa il 100%, perché il feto soggettiva tutta la madre, ne è all'interno della madre. Ebbene, questa capacità che noi abbiamo di lettura del mondo, di soggettivare il mondo, in realtà la ignoriamo, e diventa patrimonio di ciarlatani, e diventa il patrimonio chiaramente con cui la stregoneria poi affronta la vita, perché quando io soggettivo tutti gli elementi che ho del mondo che mi sta attorno, significa che io comunico con tutti i soggetti del mondo, e vi assicuro che è una cosa pesantissima anche da sopportare in certi momenti tutto questo. Bene, queste forme di interazione fra madre e bambino, madre e feto, non sono mai state affrontate, e questo libro della psicoanalista Sophie Marinopoulos in realtà dice chiaramente: Apollina aspetta un figlio, si sente strana, diversa rispetto alle altre gravidanze, eppure il medico non ha dubbi, è tutto a posto, il bambino cresce bene e tutti gli esami sono rassicuranti, ma Apollina è inquieta, come se si trattasse del primo figlio, le sembra di non sapere niente del parto, di quello che viene dopo, ha vissuto questi ultimi mesi come se dovesse affrontare qualcosa di ignoto, non osando confessare a chi le sta vicino che ha dei sentimenti strani riguardo a quella nuova maternità. Cioè, praticamente anche questa donna che ha avuto più parti, che ha avuto più gravidanze, si trova sconvolta davanti a questo nuovo bambino, perché ogni bambino, ogni feto che c'è in pancia è una cosa nuova che gli va a sconvolgere tutta quanta la struttura psicoemotiva. E questa donna è sola, come tutte le donne dopo che hanno partorito sono sole, e le persone se ne sono sempre sbattute le palle delle fatiche che hanno fatto, che hanno costruito la loro vita. I padri erano distanti, ma le madri stesse non sono state addestrate, le vecchie non hanno addestrato le giovani, non hanno raccontato alle giovani il dolore che si fa, il dolore non del parto o delle doglie, ma il dolore della rottura della struttura psicoemotiva della madre dal figlio, la separazione. Cosa si porta via il figlio della madre? Di quanto l'ha rapinata la madre? Non l'ha lasciato soltanto senza minerali, perché gli ha portato via i minerali che gli servivano per crescere, ma delle emozioni quante ne ha inciso, della psiche quanto ne ha portato via, e la madre si trova adesso vuota ad affrontare il mondo,
disperata, non attrezzata, e nessuno gli sta dando una mano, perché sarebbe bastato dirgli alla madre, che la madre sapesse o interiorizzasse, che partorire un figlio, tenere un figlio in pancia è una guerra in cui Venere e Marte combattono la loro battaglia verso l'infinito, e dove Efesto è pronto di rompere con tutto il suo impeto, perché quella madre sarebbe stata pronta a combattere una battaglia. E invece di essere là, pronta a combattere una battaglia, era là a subire una gravidanza. Con un medico gli dice, sì signora, va tutto bene, sa, partorirà fra 10 giorni. Sa signora, ma tutta la battaglia psichica l'aveva la madre dentro. E il feto selezionava la sua percezione della pancia della madre. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Piazzale Parmesan 8 Marghera. E io vi do appuntamento per giovedì prossimo con un'altra trasmissione e con Francesco anche in radio. Altra cosa, vi ricordo che stasera siamo a Montegrotto in via Aureliana 11 presso il pub Imbolc. Ci sarà qualche persona probabilmente a farci qualche chiacchierata. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao, ciao, mando immediatamente la pubblicità per Stefano. Ciao.